Senti, andiamo a dare un'occhiata all'isola? Sì, così ci sbattono su un pullman e ci fanno fare il solito giro turistico. Ah, non essere sempre così pessimista, qui magari è diverso. No, va tu, io resto qui, d'accordo? È mai possibile che uno dei due debba sempre restare? Se avete intenzione di fare l'escursione nell'isola, vi conviene affrettarvi. Ricordatevi che il prossimo aereo per Hong Kong ci sarà soltanto fra 4 giorni. Grazie, è molto gentile. Prego. Mi mandi da solo allora? Non ti dispiace? Certo che mi dispiace, lo sai. Ti porterò un souvenir. Vi aspetto al bar. D'accordo. Per favore, dove potrei trovare un taxi? Qui fuori sul piazzale ci sono le auto a disposizione dei passeggeri. Sì. Si ricordi, signori, che non ha molto tempo. Poco più di un'ora. Signori. Certo, certo, me ne ricorderò. Alberto, ma non ti cambi? Ancora un minuto, per favore. Hai ancora molto lavoro? Certo, e lo sapevi. Vuoi che telefoni e mandi tutto all'aria?
Semmai dovevi farlo prima. Tu vai avanti, io cerco di raggiungerti più tardi, va bene? Lo sai che dopodomani parto? Ah, e dove questa volta? A Nairobi e poi a Hong Kong. Bene. Perché non vieni anche tu? Io? E che ci fa un ingegnere con una fotografa di moda? Questo dovevamo chiedercelo quando ci siamo sposati. Ma perché? Non ti andrebbe di fare questo viaggio con me? Ma se non so nemmeno caricare una macchina fotografica. E se invece ce ne stessimo qui, noi due, da soli? Ma te l'ho già detto. Ho preso tutti gli accordi per il servizio. Mi stanno aspettando, lo sai. Io invece ti posso aspettare, vero? Vuoi che telefoni e che mandi tutto all'aria? No, ormai è tardi. E lo sai benissimo. Ma perché non vieni anche tu? Non siamo mai andati insieme in qualche posto. No, noi ci andiamo insieme in qualche posto. A letto, a tavola. Possiamo anche prendere un aereo insieme. Poi lo stesso albergo. Tu lavori e io aspetto. Ma allora scusa, mi vuoi dire perché ti debbo aspettare in un albergo a Hong Kong? Ma non è questo che intendevo. Sarebbe magnifico fermarsi da queste parti. No, va tu. Io resto qui. Non è possibile che uno dei due debba sempre restare. Signore, l'aereo. È tardi. Bisogna andare. L'aereo se ne va. A Hong Kong. L'albergo, una bella doccia, serata in smoking, il party, un mucchio di gente di cui non me ne frega niente. Si ricordi, signore, che non ha molto tempo, poco più di un'ora. Ma poi perché un'ora? C'è gente che qui magari vorrebbe passarci la vita. Ma ti pare che questo è un posto dove uno si fa una passeggiata di un'ora? Ma io che ci vado a fare a Hong Kong? Chiamata per il volo Boac numero 709 per Colombo, Hong Kong, Tokyo. Uscita numero 1. Tra poco saremo all'aeroporto, appena in tempo. Fermati all'ingresso. Ultima chiamata per i passeggeri del volo Boac numero 709 per Colombo, Hong Kong, Tokyo. I signori passeggeri si rechino all'uscita numero 1. L'aereo parte. Appunto. Grazie per essere rimasta. Non me l'aspettavo, sai. Ma come ti è venuto in mente? È bello che mi sia venuto in mente, no? Ma ti rendi conto? Lo so che ti stanno aspettando a Hong Kong, che il servizio è importante e il giornale ti pianterà un casino. Ma è tanto tempo che non ci prendiamo una vacanza insieme. Per una volta tanto posso interromperlo io il tuo lavoro, no? Su. Allora, vuoi sorridere? Altrimenti sembra che invece di restare ci stiamo separando. Non vuoi sorridere? Un po' di più? Di più ancora? Sarà bello, vedrai. Non abbiamo mai fatto una cosa pazza. Mi chiamo Ouzon, la migliore guida di Mae. Vi posso accompagnare all'albergo. Ho la macchina qui vicino. Prego. È bello qui, vero? È molto più bello di Londra. Noi veniamo da Roma. Ed è anche molto più bello di Roma. La capitale di Mae è Port Vittoria. Un omaggio alla vostra vecchia regina. La sua vecchia regina. Io sono italiano. È mia moglie che è inglese. Ah, whisky e spaghetti, vero?
Senti, come hai detto che ti chiami tu, Auzon? Sì, Auzon. Senti, Auzon, ma nessuno ti ha mai detto di... Detto cosa? Niente, mio marito sta scherzando. Fa sempre così lui quando si diverte. Avete bambini, madame? Sì, uno. Solo uno? Va già a scuola. E tu, Auzon, hai figli? Oh, sì, parecchi. Quanti? Parecchi, non so esattamente quanti. Chiedete di Auzon, qui nell'isola. Niente mogli, ma tanti bambini, danno meno preoccupazioni. Ti piace, Ele? Sai che in questo posto si fermò il generale Gordon di ritorno dalla Cina? Oh, chi l'avrebbe mai immaginato? Ah, un'altra esclusiva. Sembra che il paradiso terrestre si trovasse addirittura da queste parti. Almeno così sosteneva il tuo generale. Evidentemente sapeva che sarebbe finito su una guida turistica. Di' la verità. Adesso sei contenta di essere rimasta? È come... Zac! Aver tagliato i fili. Pensa che a quest'ora, se tu avessi avuto bisogno di qualcosa, avresti dovuto rivolgerti ad uno steward. Stupido. Ele. Hai visto che ti ha fatto bene restare? Sei più bella. Mi sembri com'eri tanto tempo fa. E com'ero tanto tempo fa, ingegnere? Non te lo ricordi più? I primi tempi fra noi. Parlo di 6-7 anni fa, quando vedevi ancora le cose con i tuoi occhi. E non con l'obiettivo di quella maledetta macchina fotografica. Forse non bisognerebbe mai cercare di ricordare. Si rischia sempre di scoprire che manca qualcosa. A noi manca qualcosa? Ma vuoi scoprirlo proprio adesso? Non ne abbiamo mai avuto il tempo prima. Ah, ecco qui la nostra guida. Come hai detto che si chiama? Auzon. Per lei, madame. È buono, fa passare la sete. Grazie. Che cos'è? Una mia specialità. Veramente buono. Assaggia. Niente. Grazie. Fotografie oggi? Sì, sì, più tardi. Se vuole la porto a fare il giro dell'isola. No, grazie, sono ancora un po' stanca. Un'altra volta. Allora io aspetto. Salve. D'accordo. Ricordati che hai detto che sei la migliore guida di Mae. Certo, madame, lo sono. Signora, signora! Ciao, Auzon. Aveva detto che era stanca, e invece... Oh, scusami, mi sono dimenticata. Ho chiamato casa e poi non ci ho pensato più. Non importa. Vuole che l'accompagni? Ho la macchina qui. Grazie, ma preferisco fare due passi a piedi. Posso portarla io? Vuole che l'aiuti? No, è leggera, non ti preoccupare. Piuttosto vai incontro a mio marito, sarà ancora in albergo. Ciao. Requiem. Pesce cani. Sono più loro che gli abitanti di quest'isola. È terribile. Per qualcuno è una disgrazia. Per molti quel ragazzo ha comprato con la sua morte la felicità per un altro. Si tratta di una vecchia storia. La gente di queste parti trova nell'oceano la ragione della propria esistenza. Il mare ha sempre dato tutto ai pescatori delle Seychelles, senza chiedere nulla in cambio. Fino a quando non fu ucciso T. Albert. T. Albert?
Era un pescatore e aveva una donna. Ma un giorno, tornando al villaggio, non la trovò più. Era fuggita con un altro uomo su di un'isola vicina. Allora T. Albert prese la sua barca e andò a cercarla. Ma fu inutile, non la trovò. La ragazza era scomparsa nel mare, insieme all'uomo che l'aveva sedotta. Il giovane maledisse l'oceano e cercò la morte in quelle acque che un tempo gli erano state tanto amiche. E allora? Beh, da quel giorno il mare ha sempre chiesto una vittima. Così la morte di questo ragazzo porterà la felicità a qualche altro pescatore del villaggio, che non ne conoscerà mai il prezzo. Ecco perché molti credono che non sia una disgrazia. È una strana storia. Un'antica leggenda. Una superstizione, se preferisce. Il signor Alan è un tipo molto strano. Anche lui è inglese, è qui da molto tempo. Ma cosa fa tutto il giorno? Pesca, va in mare, forse scrive anche, non si sa. Ha una barca per la pesca d'alto mare. È molto buono il signor Alan. Ah, mi sembrava che mancasse il personaggio amaro e fallito alla ricerca di se stesso. Cocco, cocco dovunque. Anche questa è una delle nostre ricchezze. Come la pesca. È una delle tue ragazze? Sì. Qui si possono fare molte fotografie. Domandate a tutti nell'isola di Auzon. Niente mogli e tanti bambini. Avanti. Avanti, uno anche a me, dai, su. Così, eh? Questa è Simone, mia sorella. Però, quella ragazza è formidabile. Ma davvero le vuoi fare delle fotografie? Gliel'ho promesso. Mica male come modella, no? No, no, mica male per niente. C'è il nostro amico. Piace, Simone. È molto bella. È molto bella. Vorrei imparare, è facile, no? Va bene così?
Torniamo al tavolo. Sei stanca? Ti dispiace? Ma io non sono capace. Va bene così? Veramente molto bella. È come se avesse la pelle di luna. Già, una ragazza dalla pelle di luna. Che tu spogliavi con gli occhi. Pensa un po' alla sfortuna. Sei in un paradiso come questo e poi ti devi portare a letto tua moglie. Quando invece hai visto come si muoveva? Lo fanno senza malizia, il loro modo di essere. Hai sentito, Auzon? Qui per fortuna il sesso non è un problema. Ellen? Lascio solo, come al solito. Ciao, Ellen. Ciao, Simone. Passavo di qua, ti ho vista. Ma non lavori a quest'ora? Certi giorni sì, certi giorni no. Bene. Oggi è una bella giornata. Qui è sempre una bella giornata. E Ellen? È andata in giro per l'isola. Sai, sta cercando spunti per le sue fotografie. Nemmeno qui riesce a dimenticare la sua professione. Ha sempre molto da fare, Ellen. Conosci la più bella spiaggia di Mae? No.
Su, sorridi, Auson. Fatto. Mia sorella vorrebbe andare via di qui. Molta gente che è venuta dice che lei in Europa potrebbe stare meglio. È vero? Molta gente dice un sacco di bugie. Che altro c'è ancora da vedere? Quelle. Coraggio, corri! Muoviti, pigrona! Più forte! Sono tartarughe giganti. Dai! Sono il simbolo delle Seychelles. Muoviti! Ah. Oh, 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 oh! Hopla! Guardi, guardi come sono bravo. Auson, basta, smettila. E quella che cos'è? Una chiesa. Vuoi venire con me? Ah, no, solo la domenica. Oh. I buoni turisti si trovano sempre o in una chiesa o in un museo. E tutti quelli che cercano la solitudine pretendono sempre di parlare con Dio. Buongiorno. Buongiorno. No, io sono... stavo soltanto cercando padre Moore. È un mio amico. E adesso devo andare. Va sempre così di fretta o lo fa per sfuggire alla compagnia dei turisti? Beh, poco fa scherzavo. So che lei non è una turista. È una fotografa e anche importante, mi dicono. No, non la sto sfuggendo. Anzi, io parlo volentieri con lei. Lei è geloso di questo ultimo paradiso, vero? Presto quest'isola sarà invasa da alberghi, cottage, residence. E l'ultimo paradiso sarete in troppi a dividerlo. E lei? Io andrò da qualche altra parte. Il problema è sapere dove. Un posto dove né gli uomini né le cose possano raggiungerla. Già. E dove la felicità non sia un genere di consumo. Ancora. È diventata una parola d'amore. Ancora, ancora. Ancora. Non ci rivedremo più. Sì, sì, un'altra volta. Ancora. Ciao. Cercavi Alberto? No. L'ho lasciato vicino al capanno. Abbiamo visitato l'insenatura. È il posto più bello di Mae. Non c'è mai nessuno. Vuoi fare il bagno? Non mi piace nuotare. Perché sei sempre vestita? Tu non vuoi mai spogliarti della tua pelle, vero? Non ci si spoglia mai della propria pelle. Ma qui è diverso. Perché? Perché lo dicono i cartelli turistici? Qui non c'è la gelosia, l'amore è facile, libero. Il sesso non è un problema e ciascuno appartiene a tutti, come gli eschimesi, gli svedesi o che diavolo so io. E questa è la libertà della tua isola. Io non lo so nemmeno com'è fuori di qui.
Helen. Helen. Helen, ti devo parlare. È molto importante. Ho cercato di parlarti ieri notte. Helen, questa volta devi ascoltarmi veramente. Mi è accaduto un fatto molto importante e io... Risparmiami i particolari, per favore. Non hai mai avuto il tempo di essere gelosa di tuo marito e adesso? E adesso vorrei solo andare via. Ma siamo come su una zattera. Dobbiamo aspettare che tornino a riprenderci. E qui è come se non si riuscisse a parlare, come se tutto fosse già preordinato. Ma io riesco a parlare. Ma è come in questi giorni, provo. Che cosa provi? Provo un gran dispiacere per ieri sera. Per averti lasciata sola. Non importa. Io ho le mie fotografie. Ecco, così. Helen, guarda. Questa è la papaya. Ah, hai mai visto il cocco de mel? No, cos'è? Una pianta che cresce solo qui. Apra lei. Quello è il frutto femmina. E quello è il maschio, naturalmente. Le palme sono troppo alte. Vieni, ti faccio vedere il frutto proibito. Guarda, Helen, questo è il cocco de mer femmina. Sembra il ventre di una donna. Dammi la mano, senti com'è liscio. Per noi è il simbolo dell'amore e della vita. Si dice che il suo liquido sia il più potente afrodisiaco del mondo. Il segreto della felicità in amore. Se lo accarezzi con la mano, proverai uno strano turbamento. Una nuova sensazione. Sono stanca, ho voglia di nuotare. Mi farai vedere le fotografie? Sono delle diapositive, no? Sono più belle allora, me le farai vedere? Non lo so se si possono sviluppare qui. Certo, nel mio negozio. Allora sì. Ciao.
cattolici. Sa che la maggior parte della popolazione è cattolica. Eppure molti di loro verranno alla festa di questa sera. Cattolici di mattina, pagani di sera. Succede anche da noi, ma noi siamo più ipocriti. Volete visitare il giardino botanico? Credo che sia unico al mondo. Domani forse. Oggi è domenica. Sei libero, Ozon. Passa a prenderci in albergo stasera. Eh? Come preferisce. A stasera allora. Ciao. Perché l'hai mandato via? Volevo invitarti a colazione. E non siamo ancora riusciti a parlarci, a rimanere insieme. Io e te da soli. Waiter, would you mind letting me have a look at the menu? Yes, sir. Je pense que nous pourrons faire un tour demain. So damn hot here. Per lei, signore. Tieni. Grazie. Vedo che sei diventato popolare anche da queste parti. Hai da fare? No, ma scusami un attimo, torno subito. Aspettami. Scusa. Desidera qualcosa, signora? No, non importa. Elle voulait... Che io le sa fame? Achète quelque chose. Cosa vuoi qui? È mio figlio che va a cercare i turisti. Cercavo Simone. Non so dove sia e a te non deve interessare. Va via. Vattene. Alberto, su, vieni. Stai lontano da mia figlia. Tu sei come... una pianta di un altro paese che non può attecchire al calore di quest'isola.
Coraggio. Vieni, signora. Nel cerchio. Entra. Vieni. Ti aspettavo, sai. No, no, mamma! Venga via! Non si preoccupi, è una superstizione. Questa gente crede che se una persona entra nel cerchio di fuoco, prima o poi andrà incontro a morte certa. Una delle tante leggende che si raccontano da queste parti, insomma, ma niente di più. Sì, capisco, ma perché proprio Helen? Lei vuole trovare una logica a ogni costo? No, voglio capire. Andiamo, è molto come tardi. Vuoi? No. Alberto, ma cosa ci sta succedendo? Signori vogliono bere qualcosa? Tu vuoi bere? No, non lo so. No, grazie. A che cosa stai pensando? A niente. Perché? Non so, non parli. E cosa dovremmo dirci che non sappiamo già? Voglio andarmene. Vuoi andartene o vuoi soltanto portarmi via da questo posto? Avrei preferito che non ci fossimo mai fermati qui. Tu non hai più voglia di fare l'amore con me, vero? E tu? No. Anch'io non ho più voglia di te. Buffo doverselo dire, no? Non pensi che fuori da questo posto sarebbe diverso? È stato diverso fuori da questo posto. Certo. E posso convincerti che era diverso. Lascia perdere. Ciao, Helen. So che mi hai cercato. Ciao. Sì, ti avevo cercato, ma non ha più importanza. Perché? Volevo solo darti questo. Non potevo immaginare. È troppo bello, è stupendo. Grazie.
Non avevo mai visto un anello così bello. Sei tanto cara. Scusami, adesso devo andare. Un buon marinaio lo si trova sempre al porto. Salve. Sto caricando le ultime provviste. Domani partiamo per la caccia al pesce cane. Ho parlato con Ausone, vi ho fatto già invitare. Allora, questa barca è pronta? Quasi. Devo finire entro oggi. Anzi, se le vuole dare un'occhiata? Volentieri. Domani dovremo essere lucidi, c'è consiglio alle 9. Ma chi se ne frega? Lo capisci tu? Chi se ne frega? Io voglio stare qui in questo posto, libero, senza rotture di scatole, la famiglia, il lavoro, l'ufficio, gli appuntamenti, la dieta. Io voglio prendere il sole, fare l'amore e basta. Anzi, sai cosa faccio, eh? Io ci metto i piragna qui intorno! Così non ci arriva più nessuno! Ma voglio stare qui! Nessuno mi deve rompere le scatole! Nessuno! Fammi restare qui con te. Ehi, senti! Ti dispiace se adesso noi facciamo l'amore? È vero che non ti dispiace? Tu non sei geloso, vero? Come? Credo che dica che è d'accordo. Non è lui che deve essere d'accordo. Lei è felice? Felice? Forse. Ma non me ne rendo conto. Perché? Così. Pensa che basti isolarsi per essere felici? Probabilmente no. L'importante è convincersi di esserlo. Le dispiace, Alan, se le faccio tante domande? No, affatto. Come mai è venuto qui? Quando ero in Europa, credevo di avere qualche buona ragione per venire in un posto come questo. E adesso? Adesso non ho più nessuna buona ragione per tornare. Di solito, tornare è un modo di ricongiungersi a se stessi. E non c'è niente in me stesso da cui sia mai riuscito a staccarmi.
Venga, le offro qualcosa da bere. Le dispiace fino a questo punto? Che cosa? Non riuscire a staccarsi da se stesso. Mi stia a sentire, Ellen. Io scrivo, sono uno scrittore. Ma in tanti anni ho pubblicato, sì e no, una decina di racconti di mare. In realtà sono un fallito. E questo per me non è più un segreto. Perché non vuoi stare più con me? Io non ho detto che non voglio stare più con te. Ma adesso? Adesso no. Un'altra volta, forse. Perché tu non vuoi più fare l'amore con me? Non ti piace più? Mi piace. Ma vedi, io sono un uomo civile. Sono cioè un uomo malato. Non posso respirare tanta libertà tutta insieme. Prima dicevi? Prima ero ubriaco. Non ricordavo che sono prigioniero di una razza antica, disperata. Tanto disperata da morire ormai in libertà. Come gli uccelli di quest'isola. Se vanno via di qui, muoiono. Non sanno più vivere da soli. Tu mi devi lasciare così. Io non ti posso lasciare. Io non sono la tua donna. Ellen è la tua donna. È stato bello, vero? No. Ma almeno lo abbiamo pensato. È un cavolo. Mi rifiuto di dare certe spiegazioni. Certo, mi sono allontanato per una settimana. Questo non significa che l'azienda deve andare a puttane. Sì, va bene, ci penserò io. È colpa vostra e della vostra incompetenza se sono indispensabile. Non accendere, per favore. Alberto, ti devo parlare. Domani. Parleremo domani. Bisognerà sbrigarsi. Il signor Alan ci aspetta sulla goletta. E anche i Rekhen aspettano. Facciamo presto. Compriamo qualcosa per nostro figlio. Alberto. Sì? Hai già qualcosa in mente per il regalo del bambino? Alberto, senti. Mi sembra tutta roba molto dozzinale. A casa c'è certamente di meglio. Alberto, sto cercando di parlarti. E ti sembra questo il momento? Non abbiamo tempo, non hai sentito? Alan ci sta aspettando.
Io ho fatto l'amore con Alan. Non ti interessa sapere perché l'ho fatto? Non ti interessa sapere perché ho cercato di sentirmi una donna almeno con lui? No. Non mi interessa più niente che riguardi quest'isola. Voglio soltanto andarmene. Pensi che piacerà a Peter? Certo, gli piacerà. Allora andiamo. Devi ancora cambiarti. Signore? Dica. C'è Roma in linea. Può prendere la comunicazione in cabina. Grazie, tenga. Hello? Helen. Che cos'hai? Ma tu che cosa vuoi da me? Da te? Sì, da me! Ti trovo dappertutto! Sei sempre intorno a guardarmi, a seguirmi, a spiarmi! Ma non ti sei accorta che non ne posso più? Sono stanca di vedere questa tua faccia da falsa ingenua! Io volevo soltanto... Volevi, cercavi, chiedevi, ma che cosa? Stai sempre a strofinarti addosso a qualcuno! Va via da me, via! Lasciami in pace! Thank you.
È terribile tanto accanimento. È inutile per di più. Non solo è inutile, ma è anche bestiale. In fondo è sempre l'uomo che vince. Non sempre, signore. Ha visto gli occhi dei Requin, ha visto come sono freddi, come sono cattivi, pieni di odio. Qualcuno vuole da bere? Ellen. Cosa vuol fare? Un bagno. Ma non l'ha mai voluto fare, signora. Qualcuno dice che non so uscire dalla mia pelle. Torni indietro, signora. Qui è pericoloso. Ci sono i Requin. Ma no. È bellissimo. Incosciente. La prego, torni a bordo, per favore. D'accordo. Ci sono Requin dappertutto. Certo, i Requin, gli spiriti del male. E come si chiama quel tipo? T. Albert, quello che ha pagato con la sua vita per la felicità di un altro. Perché? C'è qualcuno felice a bordo? Ci vedremo più, Alan. È finita, finalmente. Una frase fatta, in tutti i sensi. Parlo della tua vacanza. Sei tu che hai voluto restare qui. Certo. Io volevo restarci. Ma con te. Già, forse l'hai pensato all'inizio, ma poi hai cambiato idea. Adesso basta! Basta con le tue frasi ambigue. Basta con la tua aria da vittima. Basta con il tuo atteggiamento che mi fa sentire colpevole di cose che sono solo nella tua mente! Ma che cosa vuoi di più? Ho tentato di parlarti in mille modi. Ho accettato le tue stranezze cercando sempre dentro di me un qualcosa, una giustificazione che salva, che fa da tutte le parti! E adesso vuoi riversare solo su di me questo fallimento? No, no. Ora finalmente dico basta. Anch'io le mie colpe, d'accordo. Ma questo non ti autorizza a trattarmi come mi hai trattato. Da burattino. Vogliamo fare un bilancio delle nostre colpe? È quello che voglio da quando ho messo piede su quest'isola. E soprattutto adesso, che ho capito tante cose. Allora. Forza.
Non ne hai il coraggio. Come sempre. E allora ti parlerò con il tuo linguaggio. È questo che vuoi, no? Simone, non ti preoccupare. Era soltanto l'immagine di quello che ci mancava. Un po' di desiderio. E quello che è successo con Alan? L'hai già dimenticato? Alan. Ma Alan è stato un colpo di sole. E le Seychelles sono soltanto un aeroporto dove avremmo dovuto prendere un altro aereo. Persino la morte di quel poveretto che si è buttato in mare per salvare una cretina che non avrebbe mai dovuto fare il bagno in un posto pieno di pescicani è stato solo un banale incidente. Helen, questa non è l'isola incantata. Non è il paradiso perduto. E non c'è niente di magico e di misterioso che possa dare una spiegazione diversa ad errori che sono soltanto nostri. Non c'è niente di più. Niente. Certo, niente. Nemmeno il nostro matrimonio. Vuoi che ci separiamo allora? Rispondi. Vuoi che ci separiamo? Rispondimi! Già dimenticavo. Non è il genere di linguaggio che preferisci. Ad ogni modo, domani ritorniamo a casa. Nella nostra isola. E non avremo nemmeno il tempo di pensare a queste cose. Diremo... è stato un colpo di sole. Già, soltanto una linea di febbre. Ma io ce l'ho ancora addosso. Ultima chiamata per il volo Boac 060 per Nairobi, Nicosia, Londra. I passeggeri si rechino all'uscita numero 2. Ultima chiamata per il volo Boac 060 per Nairobi. Fra 16 ore saremo a casa. Sì, a casa.